Mi scusi, buon uomo, all'era, il Medioevo, se vengono fuori tre teschi sul dado, no? Ma che cosa succederebbe? Vada via. Perché? Lei è infetto. Ma ho fatto una domanda. Ho fatto una domanda. Vada retro. Senti, ma... Vada retro. Via, via, via. Stasera. Dal mio regno regale vi do un benvenuto e bentornati sul nostro canale. Ma alla fine mi hai cacciato senza un motivo. Si era scatenato un contagio all'interno del nostro regno e pensavo che tu fossi l'artefice di questo malanno che si propagava all'interno dei miei sudditi. Detto ciò, bentornati sul nostro canale. Oggi vi parliamo di un gioco molto molto carino che ci riporta quasi all'infanzia con i chiodini che si inseriscono all'interno di una plancetta. Mi sembra Mastermind, si chiama quel gioco, metti i chiodini sulla plancetta. Vai, vado a prendere. Era il Medioevo. Era per una volta. Allora, oggi vi parliamo di questo giochino, un gioco da 1 a 4 giocatori, da 10 anni in su, dalla durata di 45 minuti, edito in Italia dalla Cranio Creation. Portiamo tutorial, quindi vi spieghiamo come si gioca a questo gioco e ci vediamo dopo per i commenti. All'interno della scatola troveremo un regolamento, 4 schermi, un blocco segnapunti, 4 plance giocatore, 36 dadi, 25 segnalini, 5 gettoni tracciato e 71 edifici. Ogni giocatore prende una plancia giocatore, uno schermo e un set di 6 segnalini da disporre negli appositi spazi come indicato. Il primo giocatore prenderà anche il segnalino nero che decreterà le fasi del turno durante la partita. Successivamente ogni giocatore riceve una fortezza e la posiziona al centro della plancia. Poi prenderà 3 mura da 4, una fattoria, 3 capanne e li posiziona nell'ordine che preferisce. Per una partita a 3 giocatori si prenderà a testa anche una terra desolata. Per ogni fortezza che abbiamo prenderemo un dado grigio e un dado giallo per ogni capanna. Poi create la riserva degli edifici. Per comodità vi consigliamo di posizionare i dadi al fianco delle relative strutture che ve li forniranno. Poi posizioniamo anche i segnalini tracciato. In una partita a 3 giocatori saranno 3. Ogni segnalino verrà girato quando una riserva di un singolo edificio viene esaurita. Una volta che tutti i segnalini saranno rivolti verso l'alto, la partita termina. Ogni round è diviso in 6 fasi, la fase di lancio, raccolta, nutrimento, disastri, costruzione e estorsione. Si inizia sempre con la fase lancio. In questa fase i giocatori contemporaneamente lanciano i propri dadi, ognuno dietro al proprio schermo. Questo è il primo lancio. Ora ogni giocatore deve mettere da parte tutti i dadi che mostrano un teschio. Normalmente i dadi con il teschio non possono essere lanciati. Ogni giocatore può lanciare una seconda volta uno o più dadi che non mostrano teschi. Dopo il secondo lancio, ancora una volta ogni giocatore deve mettere da parte tutti i dadi che mostrano un teschio. È possibile eseguire ora un terzo ed ultimo lancio, rilanciando uno o più dadi che non mostrano teschi. I giocatori possono rilanciare anche dadi che non mostrano teschi messi da parte dopo il primo lancio. Quando ognuno ha lanciato fino a 3 volte, tutti i giocatori alzano i propri schermi e rivelano i rispettivi risultati. Poi si passa alla fase raccolto, dove andremo a collezionare tutte le risorse che abbiamo ottenuto sui dadi. I dadi grigi vengono messi da parte e ci serviranno in un'altra fase. Cominciamo con l'ottenere 2 pietre rappresentate su questo dado, aumentando quindi il segnalino grigio di 2 spazi. Poi è il turno dei dadi con il teschio. Le risorse indicate vengono comunque utilizzate. Anche in questo caso si ottengono 2 legni, che aggiungeremo sul segnalino marrone. Durante la fase produzione alcune strutture ci forniranno dei benefici, ad esempio la fattoria ci consentirà di guadagnare sempre un cibo andando ad aggiungere al segnalino sulla nostra plancia. Poi è il turno della fase nutrimento. In questa fase dovremmo sfamare la nostra popolazione, che è composta da tutti i dadi in nostro possesso, in questo caso 4 dadi. Abbasseremo quindi il segnalino giallo di 4 posizioni,
Nel caso in cui non riuscissimo a sfamare tutti i nostri dadi, andremo ad aggiungere punti sul tracciato di sastri, aggiungendone uno per ogni dado che non riusciamo a sfamare, che a fine partita saranno punti negativi. Dopodiché si innesca la quarta fase, quella dei disastri. In questa fase andremo a prendere tutti i nostri dadi che presentano un teschio e per ogni dado si innescherà un disastro in base a quanto scritto sull'appendice. In questo caso vediamo che il giocatore ha collezionato due teschi, così innescherà il contagio. Questo effetto farà avanzare il segnalino nel tracciato disastri di un punto per ogni edificio raggruppato. In questo caso gli edifici non sono raggruppati perché non sono adiacenti, le mura non contano. In questo esempio invece vediamo che gli edifici raggruppati sono 3. Se la nostra situazione fosse così, andremo a scalare 3 punti nei punti disastri. Poi passeremo alla quinta fase, quella della costruzione. In questa fase si fa riferimento ai dadi che mostrano un martello sulla faccia rivolta verso l'alto. Dopodiché, facendo affidamento alla tabella riportata sullo schermo, andremo a controllare quante risorse potremo utilizzare per costruire un edificio. Nel nostro caso andremo a costruire un palazzetto utilizzando 2 pietre. Scaleremo così 2 pietre sulla nostra plancia e posizioneremo l'edificio in un punto qualsiasi della nostra mappa. Gli edifici poi hanno anche degli effetti. Una volta costruiti si applicheranno gli effetti segnati sulla tabella. In questo caso aggiungeremo un cittadino, quindi un dado azzurro, alla nostra riserva di dadi. Procederemo poi col completare la nostra fase costruzione, scalando 2 legni per costruire una capanna. Anche in questo caso la capanna fornisce un dado di colore giallo e lo aggiungeremo alla nostra riserva. Poi passeremo alla sesta ed ultima fase, quella della estorsione. In questo caso si metteranno a confronto i dadi grigi tirati nella prima fase di ogni giocatore, mettendoli a confronto. Vediamo che il primo giocatore ha ottenuto una spada, in questo caso dovrà affrontare il secondo giocatore con 2 spade, perdendo lo scontro perché il numero maggiore di spade batte il numero inferiore. Mentre contro il terzo giocatore non succederà nulla perché lui ha collezionato 4 scudi, e quindi la sua difesa è maggiore dell'attacco e riesce a salvarsi dall'estorsione. Decretati tutti gli esiti degli scontri, a partire dal primo giocatore vincente e procedendo in senso orario, si procederà ad estorcere delle risorse ai rispettivi perdenti. Se i giocatori perdenti non vogliono o non possono pagare risorse, dovranno aumentare di un punto la linea dei disastri. Come detto in precedenza, la fine della partita si innescherà quando tutti i gettoni tracciato saranno rivolti verso l'alto. In questo caso vediamo che il giocatore che prende l'ultima fattoria fa girare l'ultimo segnalino. A quel punto si porterà a termine l'ultimo round e poi si procederà a conteggio dei punti. Scrivendo sul taccuino i punti relativi ad ogni struttura in nostro possesso, raddoppiando il valore se essa è all'interno delle mura. Considerando che le fortezze vengono considerate sempre parte delle mura, verranno sempre raddoppiate. Tutte le altre strutture verranno conteggiate il doppio solo se si trovano circondate dalle mura. Dopo aver conteggiato tutti gli edifici nella prima parte, si procederà al conteggio dei punti bonus, iniziando ad esempio dal mercato, che fornisce un punto per ogni spazio vuoto che lo circonda. In questo caso guadagna 8 punti. Il municipio invece fornirà un punto per ogni risorsa in nostro possesso al termine della partita. L'università invece fornisce un punto per ogni punto conoscenza in nostro possesso. In questo caso però non possiamo conteggiarlo perché non lo abbiamo costruito. La cattedrale invece fornisce un punto per ogni dado in nostro possesso, ma non avendo costruito neanche la cattedrale non possiamo conteggiarlo. Poi ogni giocatore segnerà i propri punti cultura collezionati durante la partita. Successivamente verranno assegnati 5 punti bonus al giocatore che ne ha collezionati il maggior numero. Dopodiché si procederà a contare il numero di spazi maggiore circondato dalle mura di ogni giocatore. Chi ha ottenuto lo spazio più grande otterrà 10 punti bonus. Si eseguirà la conta di tutti i punteggi, poi verranno segnati i punti disastro collezionati dai giocatori nel corso della partita e verranno sottratti al subtotale ottenuto in precedenza. Il giocatore con maggior punti vittoria è il vincitore. Eccoci di ritorno! Quanta roba avete da dire!
Dilla. No, no, è no, questa no, la sede giusta per farlo. No, 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 no. Dillo. Il gioco è tuo, il tutorial è tuo. Vai, vai. Allora, io ti appoggio. Avete visto innanzitutto come si gioca, come sono divise le varie meccaniche, che cosa è che rende particolare questo gioco. Il tiro di dadi che crea le risorse per poi posizionarle, per quindi farmare, per poi andare a costruire, e la parte principale, che è la parte più carina, quella di vedere proprio in formato 3D il nostro regno venire in su. Ci tengo a precisare che per chi fosse un po' scettico sul fatto come faccio a gestire un paese con dei dadi, diciamo che i dadi sono controllabili, cioè sì, non al 100%, è sempre un gioco di dadi. Avevo la sensazione anch'io all'inizio prima partita, esatto, che fosse un gioco un po' a cazzumma. Sì, sì, invece no. Se i dadi non vanno, non posso fare niente. Invece no, c'è la possibilità di ritirare i dadi, esatto, c'è la possibilità di bloccare determinati dadi, di ritirarli con la piuma, quindi di fare l'aggressivo totale usando i teschi per distruggere gli altri e voi stessi, ma anche gli altri. Esatto, varie strategie. Il gioco è bello da vedere. È un bel passatempo. Il fatto che anche se tutti lo conoscono dura appena 45 minuti per me. Ma non credo fosse. Cioè, abbiamo fatto partite più corte. Esatto, cioè, rapido, veloce, divertente e molto scenico. Anche perché in molte fasi spiegate dal regolamento che vanno fatte una alla volta, ci siamo resi conto che possono essere fatte tutte quante. Esatto, cioè fondamentalmente non ti puoi dar fastidio, tranne in due fasi, se non ricordo male, gli altri si possono fare tutti contemporaneamente. C'è un però. Lo abbiamo notato in più di una partita, stiamo cercando di, abbiamo messo a tavolino questo gioco già nelle varie fiere che abbiamo eseguito in questo tempo, vari esperti del settore, ciao Ido, se vedi anche altre persone, abbiamo provato a vedere e dai risultati che ci sono venuti fuori è emerso un dato troppo significativo secondo noi, che va ad incidere poi sulla godibilità di questo gioco. Chi chiude le mura intorno al proprio regno e riesce a creare quindi queste mura più grandi e riesce a circondare tutto, vado di dialetto, sta un passo avanti. Cioè nel 95% delle partite il giocatore che chiude il regno con le mura vince la partita. Il problema qual è? Non è che la vince di quei 5 punti, ma la vince spesso di 20, 30, a volte anche 40 punti. E secondo noi è un divario troppo esagerato per vanifichi così una partita che comunque ognuno cerca di fare al proprio meglio, nel proprio meglio. Vedersi vanificato così un risultato è frustrante a volte. Ci teniamo a precisare, siamo stati sempre, o sono stati sempre, al tavolo giocatori che hanno azzardato un regno ampio. Quindi tutti tentavano di fare un regno ampio e di chiuderlo nelle ultime battute, nelle ultime 3-4 turni. Ancora dobbiamo riuscire a intavolarlo e metterci in testa quattro giocatori al tavolo e dire facciamo tutti i regni piccoli, chiudiamo tutte piccole mura e vediamo se. Esatto. È sempre successo che anche i giocatori nuovi tendono a fare il regno più grande, cercare di chiuderlo alla fine per cercare giustamente di fare più punti. Questo cosa causa? Causa anche il fatto che si fa la corsa alle mura e le mura purtroppo finiscono perché sono limitate dal gioco. E questa è un'altra cosa che fa... Sì, fa rosicare un po'. Esatto, ma non perché, trovavo un modo di perché dirlo. Sì, poi ti trovi in ritardo e non riesci a trovare un'alternativa per rialzare un pochino i due punti. Tante volte succede anche che solo un giocatore riesce a chiuderlo perché non ci sono i pezzi per chiuderlo. Sì, sì. Quindi dovremmo riprovarlo, fare un test per dare proprio... Diversificare un pochino le strategie, esatto, per vedere se si riesce a trovare una soluzione a questo, esatto, problema, tra virgolette, se poi può essere chiamato così. Ma per il resto, sia le strutture, sia i poteri delle strutture, come avete visto, azzerano completamente questa sfortuna che può girarti contro e possono ribaltare l'esito della partita. Anche per i teschi, l'ospedale è utilissimo, anche un mercato che base a quanti spazi esternamente rispetto, esatto, a lui lascia liberi e guadagna punti, diventa una strategia, cioè, interessante. Con solo il mercato recintato dalle mure si può arrivare a fare solo 16 punti, già, esatto, solo con quello, esatto, contate una partita a noi mediamente ci finisce per chi chiude le mura dai 60 agli 80, agli 80 punti, 16 punti, tanta roba, esatto. È un
Però ripetiamo, è un gioco piacevole perché la sua durata poi ti porta a giocarlo più volte, quindi... è piacevole, è un gioco veloce, è un gioco da fiera, ha una meccanica che si spiega con quattro passi in croce probabilmente. I componenti sono fatti veramente e resistenti perché te li abbiamo già provati, schiaffandoli per terra. Non so se devi fare la funzione di schiaffandoli per terra. Sì, buttandoli involontariamente a terra. Diciamo che più o meno è così. Io vorrei fare una battuta, poi decidi se tagliarlo o no. Okay. Volevate che miglioravo la dizione e col mio miglioramento. Lui farà le traduzioni. Esatto, abbiamo optato, siccome era impossibile non fare migliorare la dizione, esatto. Abbiamo optato per un traduttore simultaneo. Esatto. Lui parla e poi noi cerchiamo di farvi capire. Quindi il canale non è più mio, ma è da suo. Io sono solo una io sono solo il traduttore, come quella che è stata Maria De Filippi, che la conoscono tutta, l'hanno vista crescere. È vero, signora non so chi è, chi è? Non sai come si chiama, però ha tradotto il mondo, ha tradotto. Quindi è sempre stata lì, è da quando... stata lei. È la, probabilmente la sorella Maria De Filippi. O di Maurizio Costanzo. E quindi anche per oggi il video è finito. Vi ricordiamo come al solito di condividere il video, commentate qui sotto e fateci sapere se anche voi avete trovato questo piccolo difetto, questo sbilanciamento. Mettete un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Sì. Nel caso in cui voi foste iscritti potrete attivare la campanella in modo che verrete sempre aggiornati sulle novità dei Rolling Games. Andrea, questo non sono discorso, glielo ho insegnato io, vedi? Cioè, lui che mi ha insegnato a parlare, io prima di conoscerlo non sapevo parlare. Al prossimo video. How far can we get if we sail?